Finale nazionale del campionato italiano della cucina per casalinghe all'Hotel Centrale di Pineto. Siamo con il presidente di giuria, l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio. 12 elaborati in rappresentanza di altrettante regioni. Facciamo un bilancio. Beh, un bilancio sicuramente molto molto positivo. Ma devo dire, intanto è stata un'esperienza meravigliosa, perché è stato come un po' un viaggio attraverso queste regioni, perché le casalinghe sono i testimoni del gusto del territorio, e ogni territorio ha i suoi piatti insieme ai suoi monumenti. Quindi è bello pensare idealmente a un viaggio dove ci si ferma, si vede la torre di Bologna e si mangiano magari i piatti tipici del posto. E oggi abbiamo passato questo treno del piacere, della gola, ed è stato davvero un viaggio molto molto interessante. Le casalinghe sono state tutte molto brave, molto 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 brave, perché hanno dato quel valore che i ristoratori devono stupire molto con la presentazione anche del piatto. La casalinga invece deve stupire con l'amore del cibo per gli ospiti che ha. Per cui questa sera abbiamo avuto questo valore importantissimo nella cucina. È in corso lo scrutinio nel momento in cui parliamo, però qual è stato il piatto che l'ha sorpresa maggiormente e perché? Beh, ce ne sono stati più di uno. Per esempio mi ha sorpreso l'ultimo piatto, molto quello della Sicilia, molto armonico. Pezzatino, peperoni e melanzane. Sì, ma ecco, la massaia in questo caso aveva tostato anche pinoli, cioè il particolare è stato molto molto interessante, così come anche il piatto abruzzese, la Bucatini alla Trescatò. Molto, ecco, c'è stata la cura del particolare. Che significa questo? Significa che io invito qualcuno a casa mia e quindi do il massimo di me stesso, non do quello che mi capita, ma cerco di sforzarmi di fare il meglio. Ecco, stasera i partecipanti hanno dato il meglio di loro stessi. I vini Char di Città Sant'Angelo, San Lorenzo di Castilenti e poi ancora Citra di Ortona hanno dato l'esatta dimensione anche delle cantine, che rendono il dovuto omaggio alla terra d'Abruzzo e rendono ancora più saporiti questi piatti? Beh, diciamo che l'Abruzzo in fatto di vini ormai non ha concorrenti, non siamo secondi a nessuno, e in ogni piatto che è stato portato abbiamo abbinato un vino abruzzese e l'abbinamento è stato perfetto, per cui voglio dire che in questo segmento di mercato dobbiamo soltanto imparare a fare un po' di marketing, di pubblicità, perché per il resto i nostri vini sono di qualità eccezionale.